Parto da quello che abbiamo visto dal punto di vista pratico quando eravamo giù al monumento di Pino Galbani. Cosa abbiamo visto? Abbiamo visto un sasso che invece di essere, di giacere nell'erba, è stato portato lì ed è in piedi. E anche i monumenti che stiamo considerando, anche se sono levigati, anche se li chiamiamo di marmo, ma sono sempre sassi, pietre, qui o lassù. E io vorrei dirvi che anche nella Bibbia si parla di sassi messi in piedi. Tante storie sono, ve ne racconto una brevemente, quella di Giosuè, quando ha raccolto tribù raccogliticce, quelli che erano usciti dal Mar Rosso e quelli che vagavano nel deserto, e ha fatto un'alleanza. E ha detto: adesso qui è l'ora di decidere cosa volete fare da grandi. E io e la mia famiglia abbiamo già deciso, serviamo il nostro Dio, voi fate quello che volete. E loro hanno detto: anche noi facciamo quello che vuoi tu, cioè vogliamo servire fedelmente Dio. E allora cosa ha fatto? State attenti, perché io qui tiro in piedi una pietra, questa pietra ha sentito il vostro sì. Poi passeranno gli anni e quando la gente che venne dopo di voi dirà un no, questa pietra c'era quando avete detto sì. Quindi pensateci, tutte le volte che passate da questa pietra vi ricorderete che i vostri avi hanno detto un sì e adesso voi dite no, arrangiatevi. Ecco, detto, tradotto in soldoni. Allora, perché, cosa vuol dire che benediciamo questi monumenti? Sono pietre, ma sono stabili. Da quanti anni c'è questo monumento? Non lo so adesso di preciso. Decenni. Ma andrà avanti per decenni e decenni ancora. E auguriamo per secoli, anche quando noi non ci saremo più, ci saremo più e ci saranno i nostri discendenti. E il senso del monumento è proprio questo. Uno viene, passa e dice: ma perché questo sasso è qui? Che non è caduto. Chi lo tiene lì? Chi l'ha messo giù? E allora si fa delle domande. Chi è Pino Galbani? Ma quando è morto? Ma perché è morto? Quanti anni aveva quando è morto? Chi è Colombo Giuseppe? Invernizzi Carlo? Chi sono? Chi è Ambrogio Confalonieri? Dov'era? Perché di Brugherio? Cosa è venuto su a fare qui a Galbani? Domande, domande, domande che esigono la risposta dalla nostra riflessione. Non ci sono le rispostine preconfezionate, come anche dire: ma è tu la guerra? Lo si dice come rispostina preconfezionata, ma poi la guerra la facciamo lo stesso, anche in casa, anche in giro, anche con il nostro comportamento, no? Allora non facciamo le rispostine preconfezionate da insegnare a memoria, come si insegna la poesia a memoria. Esigono queste domande che nascono qui, lassù e laggiù, esigono delle risposte pensate, volute, che germogliano nei propositi. Ecco, per me come sacerdote dare un atto di benedizione di Dio su questi sassi, si parla così, si dice così, come Giosuè ha detto: guardate che questa pietra ha sentito il vostro sì, di fatto non hanno l'udito. Ma siamo tutti nel mondo del simbolo, no? Ecco, per me vuol dire fare in modo che questi luoghi siano preziosi luoghi di riflessione per tirare dalle conseguenze positive per la vita di tutti. Preghiamo. Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, umilmente ti preghiamo e fondi la tua benedizione su questi monumenti, perché tutti coloro che passeranno e li rispetteranno nel compimento della tua volontà e nel rispetto dei tuoi comandamenti, ti trovino aiuto, conforto e salvezza per l'anima e per il corpo, per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio onnipotente, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amici di Brugherio e di Vallabio,
A nome dell'AMPI vi ringrazio per la vostra presenza. In questo 2 giugno 2024, 78esimo anniversario della nostra Repubblica, ci ritroviamo qui a Ballabio, non solo per celebrare doverosamente questa importante data per il nostro Paese, ma anche per ricordare e ringraziare sempre per il loro sacrificio due giovani partigiani, Ambrogio Confalonieri e Aldo Peregrini, caduti a Ballabio nella battaglia contro il presidio fascista ex colonia Ferrovieri. Grazie al loro contributo e di quello di tanti partigiani e partigiane abbiamo vissuto in questi 79 anni in pace e libertà. La guerra partigiana ha inizio sulle nostre montagne dopo l'8 settembre 1943 e nel maggio 1944 si organizza in Valsassina la prima brigata partigiana con una struttura di tipo militare e di guerriglia. È la 40esima Matteotti. I tedeschi in risposta organizzano subito in valle un rastrellamento a tappeto. Lasceranno la Valsassina dopo 15 giorni di terrore. In Valsassina e nei territori limitrofi, in quel 44, molti altri eccidi e rastrellamenti ebbero luogo. A Biandino, Abbio di Primaluna, Barconcelli di Premana, Baite di Ceresole, Pesciole e Piani di Bobbio, in Trobbio, Baitone della Pianta, Culmine di San Pietro, Barzio, Moggio, in Val Varrone, a Fiume Latte e a Colico. Fin dal 1943, prima le bande e poi le brigate partigiane erano sottoposte ad una pressione brutale, perché questo territorio era sempre considerato dai tedeschi e dalle GNR una possibile via di fuga, in considerazione che nel 1944 si prevedeva la resa dei conti per loro, visto l'evolversi della guerra in Europa. Dalle ultime ricerche che i nostri storici stanno svolgendo negli archivi di Stato, risulta che i deportati e internati valsassinesi sono oltre 400. Di questi, 12 si trovarono sul trasporto 81, che contava un totale di ben 432 deportati. Lo stesso treno che trasportò il beato Teresio Livelli e il fratello del presidente Pertini, Eugenio. I ballabiesi deportati e internati sono stati 23. Dei valsassinesi deportati o internati, ben 47 sono morti nei lager, dei quali 5 di Ballabio. I valsassinesi iscritti dall'Ovra nel casellario politico centrale sono 24, di cui 3 parroci. I ballabiesi iscritti sono Garancini Giuseppe e Goretti Antonio. L'AMPI sezione Valsassina in questi anni si è fatta carico di mantenere viva la memoria locale, con la pubblicazione di 2 volumi importanti, Valsassinesi internati nel Terzo Reich, quarto libro nero ribelli, il diario di Giovanni Battista Todeschini. Inoltre la nostra sezione nel prossimo autunno, in occasione dell'80esimo dei rastrellamenti in Valsassina, presenterà un volume dal titolo Arriverà quel beato giorno di rivederci, lettere di deportati valsassinesi. Il lavoro prevede la scansione e la trascrizione di oltre 250 lettere e cartoline postali scritte da e per i campi di prigionia, con foto e breve biografia del deportato. Ritrovarci qui a distanza di 80 anni per celebrare il sacrificio di Ambrogio e Aldo, dei 5 ballabiesi, Goretti Antonio, Goretti Filippo, Lombardini Gianfranco, Invernizzi Lanfranco, assassinati nei lager nazisti, ed Invernizzi Deo, morto a casa a seguito della malattia contratta in Germania, nonché per ricordare le sofferenze patite da giovani come Pino Galbani, operaio lecchese nato a Ballabio e deportato nel campo di concentramento di Gusen, solo per aver partecipato agli scioperi del marzo 44. Significa, come disse anni fa la presidente AMPI Angela Locatelli Guzzi, anche un desiderio di indagare dentro di noi cosa è rimasto vivo della resistenza, dei suoi valori nelle nostre coscienze. Significa per noi, che siamo nati ed abbiamo vissuto nella pace e nella libertà, essere sempre consapevoli e soprattutto rendere consapevoli le nuove generazioni che questi beni e valori li abbiamo ricevuti dai resistenti e dobbiamo sentirci in dovere di conservarli, attuarli e rinnovarli. Per questo ogni giornata di celebrazione come oggi è occasione di memoria, ma anche e soprattutto un momento del presente, un momento in cui cerchiamo tra i valori della resistenza le motivazioni delle scelte difficili a cui siamo chiamati dalla realtà presente.
Tra questi valori, oggi, quello più attuale, drammaticamente necessario, è quello della pace. Oggi purtroppo il mondo è funestato da molte guerre e due sono sulla porta di casa, in Ucraina e in Palestina. L'AMPI ha condannato l'aggressione armata della Russia e riconosce all'Ucraina il diritto di difendersi. Allo stesso modo ha condannato l'azione di Hamas contro i civili israeliani. Riconosce il diritto a Israele di esistere e pensa che il diritto a una terra su cui vivere vada riconosciuto anche al popolo palestinese, come l'ONU ha stabilito già nel 1948. Da sempre l'AMPI è in prima fila a condannare la guerra e a chiedere la pace. Una scelta che non deve stupire, perché se è vero che la resistenza è stata anche armata, è altrettanto vero che la guerra non l'hanno proclamata i partigiani, ma c'era già, scatenata dal nazismo e dal fascismo, e che la libertà e la pace sono state le principali aspirazioni degli uomini e delle donne della resistenza. Basti un esempio: nel marzo del 1944 il grande sciopero proclamato dal sindacato clandestino in tutta l'Italia occupata aveva due grandi richieste: il miglioramento delle condizioni di lavoro e di salario e la fine della guerra. Festeggiare il 2 giugno significa che verso queste donne e uomini saremo sempre debitori per il loro coraggioso contributo alla costruzione di questa Repubblica democratica e parlamentare e per la stesura di quella Carta Costituzionale che resta ancora oggi un prezioso e costruttivo programma da perseguire. Andiamo in Europa con la nostra Costituzione, con l'articolo 3, con l'articolo 11 e chiediamo che diventino il fondamento di un'Europa aperta, capace di realizzare gli ideali per cui hanno combattuto i partigiani in Italia e in altri paesi europei. In questo 2 giugno l'AMPI fa un appello: non cediamo a chi dice che la guerra è inevitabile, ma facciamo rivivere la speranza di un mondo migliore, unito nella ricerca di una buona convivenza tra popoli, fondata anche sull'equa distribuzione delle risorse. La piena attuazione della Costituzione è il vero programma di rinascita dell'Italia. È così che oggi possiamo onorare la nostra liberazione dal fascismo e offrire al mondo la parte migliore della nostra storia civile. Buona festa della Repubblica e viva l'Italia libera e antifascista! Io vi ringrazio di questo consueto e annuale invito, ringrazio Ballabio, lo faccio nella persona del sindaco, che è il vostro primo cittadino, che è il vostro rappresentante, e lo faccio in questo giorno che è il giorno della Repubblica. La nostra città ha tenuto ancora una volta a essere qui, noi abbiamo voluto essere presenti in forze, il sindaco, il vice sindaco Marile Benzi, sono presenti dei consiglieri comunali, consentitemi di dire che è presente anche il mio predecessore Troiano, perché questo è quello in cui crediamo. E voglio cogliere lo spunto dei due discorsi che ho appena ascoltato per dire questo: che cosa queste verità storiche che ci diciamo, queste verità storiche rappresentate per l'appunto dai monumenti, dalle pietre, mi verrebbe da dire queste verità storiche rappresentate dalle ossa e dal sangue di chi ha combattuto, sono 80 anni per il partigiano Confalonieri, 100 anni dall'omicidio Matteotti. Che cosa tutte queste cose dicono a noi oggi? E ha fatto bene il presidente Ampi a ricordarlo. A volte, aprendo i giornali e ascoltando i telegiornali, sembra che qualcuno abbia dimenticato tutto. Perché se in Europa ci sono capi di Stato che possono tranquillamente, mi verrebbe da dire anche con una discreta, per non dire improvvida, disinvoltura, parlare di soldati al fronte, c'è qualcosa che evidentemente non ha funzionato nella trasmissione storica. E allora siamo qui a dire quello che in qualche modo a Brugheri o sindaco Bussola ci siamo detti il 25 aprile. L'articolo 11 della Costituzione non è stato messo lì per ragioni estetiche, per quanto l'estetica oltre all'etica sia importante. È stato messo lì come pietra che vuole per l'appunto ricordarci qualche cosa, ricordarci quello che è stato, ma soprattutto che vuole parlarci oggi, non solo allora, perché altrimenti non ha senso ritrovarsi tutti gli anni.
Ci ritroviamo tutti gli anni perché quello che è successo dice qualcosa a noi adesso. E allora faccio a voi la stessa domanda che feci il 25 aprile ad alcuni dei giovani che erano presenti la sera in sala consiliare. Ma oggi saremmo ancora capaci di fare quello che hanno fatto Ambrogio Confalonieri e con lui tutti coloro che hanno dato la vita? Oggi c'è ancora questa parola di libertà? Perché quando Confalonieri veniva a morire, quando i partigiani andavano a morire, quando vedo gli alpini, quando i soldati andavano a morire, sapevano benissimo cosa stavano andando a fare, nessuno gli aveva dato un'assicurazione sulla vita. Sapevano benissimo che andavano a morire a 20 anni e sapevano benissimo che stavano morendo per qualcuno che probabilmente nemmeno conoscevano ancora, che siamo noi oggi. Quindi un servizio gratuito e disinteressato nella maniera più totale. Noi oggi saremo ancora capaci di fare questa cosa? Allora le risposte sono due e sono molto semplici: o sì o no. Se è no, amici, stiamo perdendo del gran tempo. Ma se la risposta è sì, allora dobbiamo dircelo chiaramente. E dobbiamo dirci chiaramente che, come accadde all'epoca, quando c'è un invasore che nega la libertà dall'esterno e dall'interno, perché noi l'abbiamo vissuta anche all'interno, questa problematica, non esiste appartenenza politica, non esiste parte, non esiste nemmeno per certi aspetti l'appartenenza religiosa che motiva, che spinge. Ma la resistenza l'hanno fatta tutti. Non esiste nemmeno appartenenza ideologica sostanziale. All'epoca si parlava di repubblicani e di monarchici. Si deve insieme combattere, si deve insieme lottare per riaffermare un principio, che è quello della libertà. Si perde la vita, lo stiamo facendo per i nostri figli, per i nostri nipoti, lo stiamo facendo per persone che nemmeno conosciamo, ma si deve fare. E chiudo dicendo una cosa, che anche qui ricordai il 25 aprile. Ancora oggi si possono consultare le bellissime lettere dei condannati a morte, quelli che, noi siamo a Milano, quelli che poco prima di venire appesi, perché questo accadeva ai partigiani, questo accadeva agli oppositori, ed è bene ricordarlo nei passi e contrapassi della storia, bene, queste lettere che loro scrivevano alle famiglie, che loro scrivevano in generale a noi, anche se forse non lo sapevano. Le parole sono sempre di speranza, di volontà di costruire il futuro e mai di rancore. E mentre le scrivevano, sapevano benissimo che erano stati condannati a morte, che stavano per essere uccisi, che stavano per essere appesi. Impariamo da ciò, ricordiamocelo tutti gli anni e cosa posso dire? Viva l'Italia della Repubblica, grazie amici di Ballavio, e viva Ballavio e viva Brugherio, visto che siamo qui. Grazie. Care concittadine, cari concittadini, autorità militari, civili, religiose, rappresentanti delle associazioni, amici di Brugherio, a voi tutti un sincero benvenuto. Siamo qui oggi per celebrare due date estremamente importanti per tutti noi, il 2 giugno del 1944 ed il 2 giugno del 1946. Una corrispondenza di date, quella del 2 giugno, singolare e significativa, che rende il giusto omaggio ad Ambrogio Confalonieri, a cui è dedicata questa via di Ballavio. Ritengo infatti che gli ideali di democrazia, solidarietà e uguaglianza, principi fondanti proclamati nella nostra Costituzione, furono certamente gli stessi che hanno mosso Confalonieri in quell'atto di coraggio presso la colonia ferroviaria di Ballavio, dove perse la vita. Tuttavia sarebbe sbagliato, a mio avviso, in questa occasione, parlare di principi fondanti della nostra Costituzione senza ricordare quello della pace. L'articolo 11, che è stato sottolineato anche da chi ha parlato prima di me, della nostra Costituzione recita come segue: «L'Italia ripudia la guerra
come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente in condizioni di parità con gli altri stati alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Ebbene, sono trascorsi più di 2 anni dall'avvio dell'offensiva militare russa nei confronti dell'Ucraina e da allora abbiamo assistito a una brusca escalation di un conflitto iniziato nel lontano 2014. Ora, io mi chiedo e vi domando, è stato fatto tutto il possibile per ricercare una pace? È stato fatto tutto il possibile per ricercare un compromesso al di fuori del conflitto bellico? Qualcuno ha fatto qualcosa? A mio avviso no. Anzi, pochi giorni fa Jens Stoltenberg, segretario generale della NATO, ha invitato gli alleati che forniscono armi all'Ucraina a porre fine al divieto di usarle per colpire obiettivi militari sul suolo russo. Una dichiarazione scellerata dalle possibili conseguenze devastanti che bisogna condannare categoricamente. Viene da pensare che gli uomini non siano capaci di imparare dalla storia e che dimentichino ciò che è stato e che rifacciano sempre i medesimi errori. Ma questo dimostra l'importanza della cerimonia odierna. Oggi non stiamo ripetendo un mero rito fine a se stesso, bensì con la nostra presenza stiamo gridando al mondo intero che non ci siamo dimenticati degli orrori della Seconda Guerra Mondiale e crediamo in una Repubblica democratica fondata sulla difesa della pace e della libertà. Che sia ben poca cosa quello che un uomo da solo possa fare, si sa. Ma non ci sono limiti a quello che possiamo fare tutti quanti uniti sotto la bandiera tricolore italiana. La Repubblica è stata una conquista di tutto il nostro popolo, voluta e tenacemente costruita dalle generazioni che ci hanno preceduto. Abbiamo il dovere di continuare a farlo, ogni giorno, tutti insieme. Viva Ballabio, viva Burgerio, viva la Repubblica, viva l'Italia. Adesso ci sarà un momento conviviale presso la casetta del Parco Grignetta organizzato dagli alpini di Ballabio. Grazie.